Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del nostro giornale. L'amministrazione comunale lancia una nuova iniziativa per potenziare la raccolta differenziata dei materiali ingombranti e lo fa in concomitanza con lo switch off, cioè con lo spegnimento definitivo delle frequenze televisive analogiche. Sentiamo di cosa si tratta. Un kit per il risparmio energetico, composto da 5 lampadine a basso consumo energetico e un riduttore di flusso per risparmiare acqua, e in più una confezione di mele Annurche, saranno consegnate in cambio dei vecchi televisori analogici da buttare. Come sta accadendo in molte zone di Napoli e provincia, infatti, col passaggio al digitale terrestre, anche a quarto sono aumentati gli abbandoni per strada dei televisori obsoleti. Contro questa inciviltà, il sindaco Secone e l'assessore all'ambiente De Rosa hanno organizzato una campagna di comunicazione attraverso affissioni di manifesti, volantini e un'iniziativa pubblica per il prossimo fine settimana. Il sito di deposito per rifiuti ingombranti resterà infatti aperto, in via del tutto eccezionale, durante l'intera giornata di sabato 19 e nella mattinata di domenica 20 dicembre. E tutti coloro che in questi due giorni si recheranno al centro di raccolta di Vialenza Lunga, lo ricordiamo, riceveranno anche un utile kit per il risparmio energetico e una confezione di mele annurche. Il kit, composto da 5 lampadine a basso consumo e da un riduttore di flusso che consente di diminuire gli sprechi idrici anche del 60%, sono stati messi a disposizione dall'Associazione Unimpresa, mentre le mele, la cui provenienza sarà rigorosamente Flegreo Giulianese, verranno fornite dal consorzio Melanurca Campana IGP dalla Quarto Multiservizi che gestisce materialmente il sito di Vialenza Lunga e che ha reso possibile questa apertura straordinaria, fanno comunque sapere che oltre ai vecchi televisori, sarà chiaramente possibile approfittare dei due giorni di apertura straordinaria per disfarsi di qualunque tipo di rifiuto ingombrante. Resta solo da augurarsi a questo punto che un'iniziativa per una volta tanto lodevole raccolga il maggior numero possibile di adesioni. C'è fermento in questi giorni alla sezione lavori pubblici del comune per l'arrivo di alcuni finanziamenti la cui richiesta risale a sei mesi fa e oltre. Nell'attesa che vengano espletate le gare d'appalto, Marco Lista ha chiesto all'assessore Mario Bramante come verranno spesi questi soldi. Sentiamo. Assessore Bramante, la rete stradale di Quarto è, uno dei, è il tallone d'Achille di questo comune. Da mesi si parla di finanziamenti, di progetti per riqualificare un po' tutte le strade principali. A che punto siamo? Sì, effettivamente è una nota dolente, però stiamo cercando di reperire fondi, tanto è vero che eh, lunedì pubblicheremo una, il bando per via Crocillo via Casalanno, sono circa 500 mila euro per eh, riqualificare queste strade. In più eh, partirà un'altra gara di circa 330 mila euro, dove andremo a ripavimentare eh, via Dante Alighieri, via Pietrabianca, via eh, Viviani, via insomma, un po' di strade comunali, un bel po' di strade Corso Italia, dimenticavo forse la principale e quindi cercheremo di dare una nuova immagine alla città. Quindi se partono le gare d'appalto vuol dire che i soldi sono finalmente arrivati e vedremo i lavori a breve? Sì, sì, questo è effettivamente uno di quei finanziamenti, come dicevamo in estate, finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti. Andammo a Roma appunto per sollecitare questi finanziamenti, finalmente sono arrivati, finalmente abbiamo concretizzato i contratti e quindi adesso dobbiamo eh, per entro fine gennaio sicuramente verrà espletata la gara e partiranno i lavori. E quei soldi che dovevano servire per le scuole quartesi è lo stesso, anche partiranno altre due gare, sempre con questo sistema finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti, sono circa eh, 270 mila euro per la riqualificazione di alcune scuole, eh, scuole elementari, a Don Milano, la Falcone, la Morante e la Compagna, e circa 200 mila euro invece per le scuole medie di Filippo Gadda e Mario Napoli. Tempi di realizzazione? E lo stesso, le gare verranno espletate per fine gennaio, quindi comunque metà febbraio dovrebbero iniziare i lavori. Lunedì prossimo, 21 dicembre, l'aula Peppino Impastato del Piazzale Europa ospiterà una nuova seduta del Consiglio Comunale. Dei dieci punti all'ordine del giorno, il primo propone di discutere sulla presunta uscita dalla maggioranza del Partito di Rifondazione Comunista ed è stato avanzato dal PDL. Mentre da entrambi gli schieramenti politici giungono in tutto, mentre in mozioni riguardanti la quarto multiservizi, l'azienda municipalizzata che si occupa tra l'altro della raccolta dei rifiuti. Tali mozioni che hanno in oggetto una verifica dei costi e dei bilanci della multiservizi saranno discusse in presenza dei vertici societari, ufficialmente invitati all'Assemblea. Il consiglio di lunedì, visto la delicatezza dei temi da affrontare, si preannuncia quindi come uno dei più importanti di tutto il 2009. E questa mattina alla scuola Elsa Morante alcune classi della materna e delle elementari hanno realizzato uno spettacolo natalizio nell'ambito dell'iniziativa benefica Natale con il cuore a cura della Caritas. Scopriamo di più in questo servizio. Lina Bancale, rappresentante della Caritas della Chiesa Santa Maria, per la seconda volta organizza un Natale un po' particolare. Eh sì, Natale con il cuore, insieme agli insegnanti e ai bambini della materna e di tutta la scuola. Il direttore è stato molto disponibile e io sono contentissima perché le mamme e i bambini hanno risposto molto adeguatamente a questo nostro progetto. C'è stata una raccolta di qualcosa? Certo, abbiamo fatto raccolta alimentare di giocattoli, indumenti che sono stati già dati a molte persone che stanno attraversando dei momenti difficili e poi faremo anche una Befana il 13 e 3 gennaio in piazza dove daremo tutti i giocattoli a tutti i bambini che verranno in piazza. Ed eccoci con una delle insegnanti del terzo circolo della scuola dell'infanzia che ha organizzato questa mattinata particolare. Sì. E niente, noi abbiamo organizzato questa cosa con i nostri bambini che sono due sezioni della scuola dell'infanzia e un modulo, adesso non si chiamano più così, diciamo una classe della, eh, della scuola primaria, la terza, una terza. Abbiamo fatto questo lavoro in continuità, noi abbiamo preparato dei canti, i bambini sono molto piccoli, abbiamo una sezione di bambini di tre anni, quindi diciamo, sono un paio di canti, una poesia, cioè, mentre i bambini della scuola primaria avrà, hanno preparato tutto un lavoro sulle leggende, e, sul, sul Natale, diciamo, hanno fatto anche un. Canto uno striscione, insomma abbiamo lavorato insieme su questa cosa e poi abbiamo partecipato all'iniziativa della, della Caritas, abbiamo raccolto con le mamme perché noi abbiamo un laboratorio di mamme che partecipa attivamente diciamo, alle nostre attività e hanno, hanno organizzato questa raccolta e abbiamo avuto una risposta veramente grande, sì, tantissima roba. Ah, volevo dire...